Suria, a lei chiediamo, a conclusione di questo festival che ha avuto come protagonista le contaminazioni di diverse forme d'arte, dalla letteratura al turismo e alle eccellenze dell'enogastronomia, è questo un modello giusto per esportare la Puglia in Italia e nel mondo? La cultura è fondamentale, intesa sia come la nostra cultura, quindi tutto ciò che abbiamo a livello proprio di turismo culturale nella nostra regione, sia poi quello che può fare la cultura per far conoscere la nostra regione. Quindi ovviamente un libro che ti descrive le bellezze della nostra regione possono invogliare qualcuno a venire qui. Credo che da questo punto di vista anche il film Mine Vaganti abbia contribuito molto a farmi davvero la voglia di venire qui da noi. Tra l'altro, in una delle motivazioni dei vari premi che ha avuto questo film era proprio esplicito, si diceva che questo film ha fatto venire davvero la voglia di venire in Puglia. Io considero la Puglia la regione più, in questo momento, più interessante, una delle regioni più interessanti del sud. Secondo te le amministrazioni cosa dovrebbero fare, qualche consiglio per rendere ancora migliore l'immagine della Puglia in Italia o comunque nei confronti delle altre regioni che eccellono nel turismo? Credo soprattutto creare maggiori condizioni di lavoro qui. E poi a volte non sono solo responsabilità di governi locali, ma sono responsabilità di governi nazionali, magari evitare dei tagli alle regioni, quindi fare in modo che soprattutto le regioni del sud non vengano penalizzate. Magari abbiamo qualche ministro che ci tiene adesso in Italia a far passare l'idea che in questo momento si tengono più alla mente le preoccupazioni e le sorti del nord rispetto al sud. Evitare che, insomma, le nostre belle menti eccelse siano costrette ad andare via.